Ora si Ascolti. registrerà la conferenza. Ok, da ora in poi ho chiuso la chat e quindi se ci saranno domande, Emanuele Del Bono cercherà di, diciamo, di rivolgermele. Utilizzeremo questo metodo. Ok. Allora, benvenuti a tutti, bentornati per chi era dal nudo, la prima volta. Next Code Generation è un'iniziativa nata dall'idea di CSMT e di alcuni dei suoi partner, dove cerchiamo di organizzare degli eventi con tematiche di sviluppo software. L'iniziativa era nata appunto verso la fine del 2019 con l'intento di fare degli aperitivi tecnologici. Siamo riusciti a farne due. Uno a novembre, l'altro a fine gennaio, dal vivo, quindi presso CSMT. Purtroppo poi quello di febbraio è saltato per la situazione coronavirus e abbiamo ricominciato questo mese a farli in modalità webinar, sperando comunque che, anche se non è la stessa cosa, però sperando comunque di riuscire a trasmettere quello che vogliamo, appunto, innovazione in ambito sviluppo software e qualcosa comunque su cui dovremmo essere un po' tutti interessati. Quindi ringraziamo CSMT per questa opportunità. Codice Plastico, c'è Ema qua che lo rappresenta e anche probabilmente anche altri. Ciao Ema. Dico Ciao, aspetta. Ciao, amici. il quadro, sì, ci sentiamo. Dico il Aspetta. quadro, dovrebbe esserci Daphne. Ciao a tutti. For Solid dovrebbe essere arrivato, penso già Alberto. Sicuramente c'è. O Matteo. Primi Informatica c'è Franco. E l'Università degli Studi di Brescia, che oggi non so se c'è il professor Bianchini, ma comunque è sempre agganciata all'iniziativa. Vi ricordo qua il link del sito nextcodegeneration.it, dove potete comunque avere informazioni relativamente alle varie iniziative. Pubblichiamo anche degli articoli su tematiche di sviluppo software e potete rimanere aggiornati su tutto attraverso il sito. C'è anche il profilo Instagram di CSMT, seguiteci su Instagram per avere notizie sempre su Next Code Generation, ma anche su altre iniziative, altri webinar che stiamo portando avanti in questo periodo. Quindi se volete in questo momento fare una storia o più avanti durante il corso del webinar e pubblicarla su Instagram taggandoci, verrete sicuramente condivisi dal nostro marketing. Allora iniziamo. Una tra le iniziative che abbiamo portato avanti in Next Code è appunto la Next Code Challenge. Ad ogni incontro viene proposta una nuova sfida di coding dove è possibile partecipare singolarmente o a squadra. È possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione. E viene stilata e costantemente aggiornata una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2020. Viene dato un punto per ogni soluzione corretta e poi viene fatto un podio. Chi è sul secondo o terzo posto del podio riceverà 3 punti, mentre la migliore soluzione, decretata da noi, riceverà 5 punti. Quindi la valutazione si basa su correttezza del risultato, efficienza dell'algoritmo, stile di programmazione, originalità della soluzione e commenti. Quindi per fare un po' di chiarezza, visto che ci sono state alcune domande dopo l'ultimo incontro, non ci mettiamo a misurare i millisecondi e se uno è più veloce di un millisecondo la soluzione è migliore, bensì abbiamo, diciamo, una giuria interna che valuta per ognuna di queste, diciamo, voci di questi, diciamo, che vedete qua, da un punteggio. In base a questi punteggi poi facciamo una classifica per ogni challenge e valutiamo quindi qual è secondo noi la soluzione migliore, basandoci ovviamente su questi elementi. Ok, questa era la challenge proposta 2 settimane fa all'ultimo incontro di Next Code, dove bisognava trovare i primi 4 numeri consecutivi ad avere 4 fattori primi distinti ciascuno. Di questi 4 numeri bisognava estrarre il secondo, che era la soluzione. Vediamo adesso la soluzione della challenge. Il risultato era 134.044.
che ha dato appunto da 2 alla seconda per 23, per 31, per 47. Il vincitore della sfida è stato AC2704-1980. Allora, rispetto alla sfida precedente, alla challenge numero 1, c'è stato qualcuno che effettivamente non mi ha fornito la soluzione corretta. Probabilmente era un problema un po' più ostico rispetto al precedente e che poteva, trarre in inganno in certi momenti e quindi fornire la soluzione sbagliata. Vi presento direttamente il codice di AC2704-1980. Così lo analizziamo insieme abbastanza velocemente per vedere qual è la soluzione che ha vinto. Vedete tutti Visual Studio? Sì, immagino. Ok, quindi ha proposto inizialmente attraverso il setaccio di Eratosthenes, che è un algoritmo noto per il calcolo dei numeri primi, di popolare quindi un array di interi di numeri primi. Vedete qua il setaccio di Eratosthenes, riportato anche, riferimento al link di Wikipedia, viene descritto l'algoritmo, questa è una delle implementazioni, non approfondirei troppo l'implementazione dell'algoritmo, dato che è un algoritmo noto, potete trovarne, su internet vari esempi. Questa è stata la scelta implementativa che ha fatto il vincitore. Poi ha posto quattro variabili, quindi target prime factor a 4, target consecutive number a 4, actual consecutive number a 1 e actual search number a 1. Inizializzava l'actual search number al prodotto dei primi quattro numeri primi, ovvero partiva la ricerca da un numero che poteva essere il numero minimo possibile, quindi 2 per 3 per 5 per 7, che era il risultato minimo possibile, che ovviamente non era il risultato corretto. Con un ciclo while incrementava questo numero, andava a calcolare il numero di fattori primi con un algoritmo che dopo vedremo. Se era maggiore o uguale a 4, aumentava il numero di numeri consecutivi, altrimenti ne poneva 0 e procedeva. Quindi il numero di fattori primi veniva calcolato in questo modo. Si iterava sulla array dei numeri primi. Se il numero era divisibile, se il numero era divisibile per quel numero primo, allora si aumentava il numero di fattori e si divideva il numero. In questo modo, insomma, si otteneva un numero di fattori primi. Possiamo vedere la soluzione dell'algoritmo. Ok, la prima esecuzione è sempre un po' più lenta, la seconda esecuzione. Circa 2 secondi ha ottenuto il risultato. Quindi abbiamo ottenuto anche soluzioni leggermente più efficienti di questo in termini di risultato, però questa ci è sembrata una buona soluzione, presentata bene, con un bello stile, commentato bene e utilizzando anche algoritmi noti. Quindi abbiamo scelto di far vincere questa soluzione. La classifica poi ha visto Massimo Fordi al secondo posto, con un ottimo risultato anche lui, e Cozze al terzo posto, menzione d'onore perché ha portato una soluzione in Visual Pascal, che sinceramente mi ha messo anche un po' in difficoltà, però ecco. Ecco a voi la classifica aggiornata, quindi Massimo Fordi al primo posto con 6 punti, AC2704-1980 con 5, poi Alex che ha questa sessione di challenge ha ciccato e poi Cozze, Festa, Baccanabutta e Dark Costa e Governore. Vi presento la challenge numero 3. Allora, il cubo 41.063.625, che equivale a 345 al cubo, può essere permutato per ottenere due altri cubi. 56.623.104, che equivale a 384 alla terza, e 66.430.125, che equivale a 405 alla terza. 41.063.625 è il più piccolo cubo che ha esattamente tre permutazioni delle sue cifre, che sono a loro volta dei cubi. Bisogna trovare il più piccolo cubo che ha esattamente cinque permutazioni delle sue cifre, che sono a loro volta dei cubi. Non c'è bisogno che vi segnate adesso niente, perché vi verrà inviata la mail con la sfida.
queste sono le istruzioni da partecipare, anche quelle saranno presenti nella mail, quindi basterà inviare la soluzione a challenge@nextcodegeneration.it entro domenica 10 maggio con oggetto Nextcode Challenge numero 3, il name della squadra, le persone che hanno partecipato, perché nella squadra possono esserci più di una persona, il linguaggio utilizzato e il risultato e l'allegato obbligatorio. Ok, un'ultima cosa prima di cominciare con la sessione di oggi. Se volete segnare questo numero in rubrica 371-168-8930, dopo che l'avete aggiunto ad su WhatsApp, scrivete Nextcode on e riceverete tutte le news relative a Nextcode. Sento delle voci di sottofondo. Aspetta. Ok, dovreste sentirmi di nuovo. Ok, vi presento subito la prossima sessione che si terrà il 13 maggio, quindi fra 3 settimane. Si chiamerà IoT Update, quindi Industrial IoT Update, e sarà tenuta da Matteo Compagnoni di Forsoid SRL. Quindi, se non ci sono altre richieste per il momento, domande, procederei con l'inizio della sessione. Ok. Di che parliamo oggi? Allora, oggi parleremo della correlazione che c'è tra la diffusione del coronavirus e le antenne 5G. No, scherzo. Oggi non parleremo di questo, parleremo di Flutter. Quindi faremo un'introduzione a Flutter, che è un linguaggio, è un framework che abbiamo scoperto anche noi da poco. E siccome ci è sembrato abbastanza interessante e promettente, abbiamo deciso di approfondirlo e portarlo oggi durante la sessione. Verrà fatta una panoramica sull'infrastruttura LoRaWAN di Aduana Smart City e la piattaforma CTI. Per quale motivo? Perché poi utilizzeremo la piattaforma per tirare giù delle informazioni di device e relativi dati raccolte attraverso questi sensori e faremo vedere appunto un esempio pratico di un'app per la visualizzazione di questi dati. Allora, prima di cominciare, voglio fare una panoramica sugli approcci allo sviluppo mobile. Quindi, l'approccio classico ovviamente è quello dello sviluppo nativo, dove si utilizza Android, Kotlin per sviluppare in Android, oppure Swift per iOS, con strumenti ormai ben consolidati, che permettono quindi lo sviluppo di applicazioni in modo, diciamo, molto efficace e molto prestanti, ma portano sempre la problematica di dover sviluppare due diverse applicazioni, perché effettivamente Android e iOS sono due sistemi differenti e vengono sviluppati in modo differente le applicazioni. Un altro approccio è lo sviluppo di web app. Ci sono dei framework che permettono di sviluppare tutti gli effetti delle applicazioni web che poi possono venire, diciamo, rigirate come applicazioni mobile. Non si hanno ovviamente le prestazioni di un'applicazione nativa mobile. E per tante funzioni ovviamente è carente, quindi tutto quello che riguarda l'integrazione con il device fisico dello smartphone è un po' carente, quindi l'approccio web, diciamo, non è quello ottimale. Sono nati poi dopo nel corso degli anni degli approcci ibridi, ovvero dei framework cross platform che permettevano di sviluppare attraverso un singolo codice un'applicazione che poi veniva effettivamente, diciamo, trasformate in applicazione mobile. Per esempio c'è Xamarin, c'è Ionic Cordova e Flutter si pone in questo rettangolo che vedete qua. Spesso questi framework hanno portato delle complicazioni, oltre al fatto, diciamo, di avere delle performance non, cioè ben distanti dalle quelle di un'applicazione sviluppata in linguaggio nativo. In più c'è sempre stato un bridge tra il codice sviluppato e il device che è anche un po', diciamo, ragnosetto dal punto di vista dell'applicazione. Noi abbiamo utilizzato in passato Ionic Cordova, ma l'integrazione specialmente con le funzioni, diciamo, fisiche dei device sono risultate un po', diciamo, ostiche. Vediamo adesso Flutter che vantaggi pone rispetto a questi altri framework. Quindi, tratto appunto dal sito di Flutter,
Flutter è il toolkit di Google per lo sviluppo di bellissime applicazioni compilate in nativo per mobile, web e desktop da un singolo codice, quindi da una singola sorgente. Quindi Flutter ha due modalità di compilazione in nativo, quindi con modalità just-in-time compilation, molto utile per fini di sviluppo, che permette quindi di fare anche hot reload per visualizzare modifiche grafiche in modo abbastanza semplice, dopo vedremo un esempio, e la end-of-time compilation che sviluppa, cioè che compila direttamente un'applicazione nativa e è l'ideale per infine, diciamo, un'applicazione che deve andare in produzione, quindi si ha effettivamente le prestazioni del nativo. Ha una metodologia di sviluppo software molto rapida, molto, diciamo, veloce per gli sviluppatori, dopo vedremo qualche esempio, ed è fortemente orientata alla user experience, quindi l'idea di Google è quella di sviluppare applicazioni con un forte impatto grafico. C'è un unico software per Android e iOS, come abbiamo detto in precedenza, e soprattutto non esistono bridge tra software e device, quindi si hanno performance native. Flutter si basa su un linguaggio di programmazione che si chiama Dart, che è orientato agli oggetti ed è fortemente tipizzato. È un linguaggio sviluppato da Google ed è di semplice utilizzo che ricorda molto altri linguaggi di programmazione come TypeScript e C Sharp. Quindi per chi si introduce a Flutter, io sinceramente non avevo mai sentito parlare di Dart prima, però non ho avuto, diciamo, grosse problematiche quando ho iniziato a sviluppare. Quindi non dovreste vederlo come scoglio se avete già altre esperienze con linguaggi come TypeScript, JavaScript oppure C Sharp. Vediamo un po' di storia. Nel maggio 2017 esce il Google Alpha Kit. Nel maggio 2018 alla Google I/O esce la beta numero 3. Nel dicembre 2018 esce la prima versione stabile, quindi effettivamente è da circa un anno e mezzo che Flutter è stato rilasciato in versione stabile. Nell'aprile 2020 siamo attualmente alla versione 1.12.13. Allora, per ambienti di sviluppo e installazione si può utilizzare Visual Studio Code che ha un plugin sia per Flutter che per Dart che lo rendono quindi molto efficiente. Ci sono plugin anche per Android Studio e IntelliJ IDEA. O si può utilizzare comunque qualsiasi text editor perché si può utilizzare poi dopo da linea di comando per la compilazione e tutti gli strumenti di sviluppo. A flutter.dev sul sito trovate l'installazione SDK e tutta, diciamo, la documentazione ufficiale di Flutter. Andiamo a vedere un po' di codice, quindi facciamo l'anatomia di un programma Hello Flutter. Quello che vedete appunto è un programma che stampa video la scritta Hello Flutter. Quindi l'entry point di un'applicazione Flutter è il main. Il main richiama Run App che mostra un widget sullo schermo. Quello sono i widget. I widget sono gli elementi grafici che dopo andremo ad approfondire. In questo caso, Material e Text sono entrambi dei widget. Questo mi crea quindi un'applicazione di tipo Material con titolo Flutter Next Code, che presenta un contenitore di tipo material sempre che mostra una label Hello Flutter. Andiamo a parlare adesso di organizzazione del codice. Dart permette di creare due tipologie di widget, stateless e stateful. I widget di tipo stateless sono quelli che sono immutabili, ovvero sono degli elementi grafici che vengono visualizzati sullo schermo e che tendenzialmente non devono mai cambiare nel corso dell'applicazione, nel corso della durata dell'applicazione. Cosa sono questi? Possono essere immagini, icone, bottoni, pulsanti statici. In questo caso, quindi, il nostro main richiama il metodo runApp, che richiama direttamente il widget Hello Flutter App, che è uno stateless widget. Essendo, diciamo, uno stateless widget, deve fare l'override del metodo build, che ritorna appunto una material app come quella precedente, quindi in questo caso vedete che il programma è lo stesso. L'unica cosa è che qua abbiamo creato un widget, una classe a parte per
organizzare il codice. Quindi in questo modo noi vediamo come si possono creare dei componenti che si possono poi riutilizzare nel corso dell'applicazione. La seconda tipologia, appunto, sono i widget di tipo stateful. Introduciamo quindi il concetto di state. Sono le informazioni che possono essere lette in modo sincrono quando un widget viene costruito e che possono cambiare durante la durata della vita del widget. Un concetto importante di Flutter è che non è un widget che cambia il suo stato, cioè non è un widget che cambia mai il suo stato. Le classi che rendono stateful widget sono immutabili, lo stato invece è mutabile. Andiamo a vedere un esempio. Quindi qua abbiamo creato un Hello Flutter widget di tipo stateful widget. E vediamo di fatti che deve fare l'override del metodo createState. Quindi in questo caso andiamo a creare una classe, un oggetto di tipo HelloFlutterState, che estende appunto una classe di tipo state. Qua viene richiamato HelloFlutterWidget, la classe che rappresenta il nostro widget. Quindi qua nel metodo build abbiamo una variabile appunto nello stato che riferisce il nome dell'utente. Ritorniamo un container di tipo column, quindi sono più di un elemento, che ha come figli appunto un text field, quindi una label di testo modificabile, e sul metodo onChange permette quindi all'utente di assegnare nello stato il nuovo nome che l'utente sta inserendo. Questo cosa comporterà? Comporterà che questa label sotto modificherà la sua scritta, quindi se prima c'era scritto hello e basta, una volta che l'utente inserisce il suo nome e conferma, vedremo scritto hello utente. Ok, adesso facciamo una breve digressione sul Adware Smart City, sulla loro infrastruttura CTI. C'è il mio collega Giovanni. Giovanni, Ciao a non tutti. ti Sì, sentiamo, eccolo, vai. ho mettato il microfono. Scusate che mi stavo celando. Allora, all'interno di questa presentazione ci è sembrato carino, siccome stiamo andando nell'area demo, farvi capire un po' tutto il giro dei dati che dopo andremo a visualizzare con Flutter. Allora, ci appoggeremo a una piattaforma web che preleva i suoi dati da sensori fisicamente installati, in questo caso a Brescia. La particolarità di questi sensori è che sono sensori LoRaWAN. Non so quanti di voi hanno mai sentito questa tecnologia, è quasi un decennio che c'è, ma come sempre anche noi arriviamo dopo. Liliana è arrivata, ne approfitto per salutare i nostri amici di Adware Smart City. Allora, una breve regressione sull'LoRaWAN. Allora, è una rete, rientra in quella categoria di reti a bassa potenza e lunghe distanze, per proprio il protocollo che utilizza per la trasmissione. Vedete nella struttura della rete sono quattro elementi principali. Alla sinistra abbiamo i nostri nodi che sono fondamentalmente i nostri sensori, i nostri attuatori, tutto quello che comunica sulla rete. Vedete che poi abbiamo dei concentratori barra gateway. Questi sono un po', se vogliamo, l'equivalente delle torri cellulari fondamentalmente. Quindi permettono di ricevere i dati dai sensori LoRaWAN e fondamentalmente aggregarli. Dai concentratori si passa a quello che è forse il componente un po' più importante, se vogliamo, in una rete LoRaWAN, che è il network server. Il network server è collegato ai diversi gateway tramite quelle che sono le connessioni attuali, 3G, 4G, in Ethernet, in fibra ottica, quello che si vuole. E è quello che fa un po' l'ordine nei messaggi ricevuti dai sensori. A questo punto si arriva al layer più alto,
quello diciamo che vede l'utente, che vedremo dopo, che è il livello di application server su cui i dati a questo punto vengono visualizzati, manipolati e tutto quello che vogliamo. Allora, una rete LoRaWAN in realtà è una rete libera, nel senso che si appoggia su frequenze radio libere in tutto il mondo, cambiano le frequenze, ma per dire, in Italia siamo sulla 868, è una frequenza che chiunque può utilizzare. È ovvio che ognuno dovrebbe tirarsi in piedi la propria infrastruttura, quindi comprarsi il suo gateway, configurarselo, tirarsi in piedi sul network server e crearsi tutto il layer dell'application server. AWS Smart City come si pone in questa infrastruttura? Si pone fondamentalmente come provider di connettività e di tutto quello che ne consegue. Cosa vuol dire? È un po' come se, facendo sempre il paragone con la rete cellulare, voi andate a comprare la SIM, avete il vostro modulino 3G, ci attaccate al sensore, fate puntare un vostro web server e al vostro web server giocate con i vostri dati. In corrispettivo di quell'ora è esattamente la stessa cosa, non ci sono SIM, nel senso che ogni sensore è individuato unicamente sulla rete. Ogni utente ha il suo tenant, quindi ha la sua lista di sensori che può vedere e che a questo punto può utilizzare. Come vediamo nella slide dopo, Marco, ecco allora che tutto il lavoro di installare antenne, farle comunicare con il network server e poi pubblicare i dati sulla piattaforma CTI, fondamentalmente è già fatto e quindi il tutto si riduce nel momento in cui voglio andare a giocare con i dati, a sfruttare fondamentalmente delle semplici REST API per cui accedere sui dati. La struttura è già bella definita e secondo me, Marco, possiamo far vedere anche un live della piattaforma. Ok. Esatto. Vai. Piattaforma CTI, in questo caso qui strutturata, c'è la mappa con la geolocalizzazione dei sensori installati. Vedete che proprio siamo a Brescia, ecco, io abito lì a 500 metri. Così. Ogni sensore è identificato da un codice univoco, in questo caso abbiamo quattro sensori, fondamentalmente tutti ambientali, vedete qualità dell'aria, sì, piuttosto che occupazione di parcheggio e apertura porta, ne apriamo uno a caso, per esempio qualità dell'aria, ecco, vedete quel device UI è un indirizzo unico del sensore e vediamo che con la connessione che c'è a Caino, con calma, si aprono anche. Ok. In questo caso sono già implementati degli elementi grafici sulla piattaforma che permettono una visualizzazione rapida dei dati e tramite appunto le REST API già implementate su questa piattaforma noi andremo a sfruttare il servizio di storizzazione di questi dati e a visualizzarli tramite Flutter, che è un po' l'argomento di oggi. Nel caso siate interessati in un approfondimento di questa tecnologia, fatecelo sapere, in questo modo anche con la AWS Smart City, magari ci organizziamo per un Next Code incentrato magari sull'LoRaWAN, che è un bel mondo, è una bella tecnologia, ci si può giocare abbastanza. Ok, Madi, quando vuoi. Perfetto, grazie. Ecco, sì, volevo ricordare che questa è una versione demo dell'applicazione, cioè della dashboard di CTI, quindi noi siamo dentro con un account demo che ci permette di visualizzare questi dati pubblici di questi sensori che AWS ci ha messo a disposizione. Andiamo avanti con le slide. Ok. Andremo quindi a fare un'applicazione demo che farà la lettura dei sensori attraverso le API di CTI di AWS. E poi faremo la visualizzazione dei dati relativi al sensore selezionato.
Quindi questa sarà l'applicazione che andremo adesso ad analizzare. Quindi vedremo prima un po' la struttura dell'applicazione, vedremo come fare il recupero dati dei API con Flutter, visualizzeremo la schermata device e la visualizzazione dei dati in modalità con un grafico oppure con la tabella. Ok. Questo è il main dell'applicazione Dart. Quindi i file sono main.dart, cioè i file sono .dart. In questo caso, come abbiamo visto prima, il main chiama Runapp, che chiama una CTI Sensor App, che è uno stateless widget. Questo utilizza un container di tipo Material App, un widget tipo Material App, e nella home, cioè oltre al titolo e la tipologia di stile che viene assegnato, va a richiamare Sensor Reader. Sensor Reader è uno stateful widget che ha come state Sensor Reader State. Quello che dicevamo prima, Sensor Reader, il widget è immutabile, quello che cambia appunto è il suo stato, Sensor Reader State. Quindi quali sono gli elementi di questa classe? La lista dei device che poi andiamo a popolare. La sign-in response, cioè la risposta che ottengo quando faccio il login alla piattaforma, e poi abbiamo deciso di utilizzare un IMAP device status che mi assegna una bool ad ogni, diciamo, device per vedere appunto se lo stato è attivo o no. Quindi cosa facciamo? La prima cosa che si fa è appunto fare l'override del metodo initState, che è quello che viene chiamato nel momento in cui viene inizializzato questa classe. Quindi qua si effettua il login come prima cosa. Io ho scelto di utilizzare una classe di tipo static, quindi ho creato metodi static che adesso andiamo a vedere per fare l'interconnessione con l'API. Quindi devo cliccare su API util. C'è il metodo signin, che è un metodo ovviamente asincrono, e ritorno un future. Quindi i future sono un po' l'equivalente delle promise in AngularJS e dei task in C Sharp. Mi ritorna qualcosa ovviamente che diciamo, mi verrà restituita nel momento in cui ottengo la risposta dalla richiesta HTTP. Qua utilizzo l'email password in una variabile data, faccio il parse in JSON di questo elemento, metto degli headers che mi servono per fare la richiesta, quindi content type application JSON, accept application JSON, ed effettuo la richiesta. Quindi vedete che il linguaggio di programmazione è molto simile ad altri linguaggi che già conosciamo. Quindi la richiesta viene effettuata da login endpoint, nel body si mette la data stringa, che è questa, e si mettono poi gli headers che abbiamo, diciamo, appena definito. Quando ottengo una response, ovviamente bisogna utilizzare login.del per diciamo aspettare che mi arrivi la response. Quindi l'elemento che si otterrà sarà la sign-in response, appunto per qua abbiamo definito come future di sign-in response. Qua nel frattempo ho inizializzato la mia hashmap a una serie di device che noi abbiamo, diciamo, prestabilito, quando li sono creati in modo statico, assegnandoci dei nomi leggibili. Questo, diciamo, è un accorgimento che si può fare, diciamo, per una demo, che però ci torna utile. Quindi, quando stavo appunto parlando della sign in response, nel momento in cui io ottengo la sign in response, il codice entra qua dentro. Cosa posso fare? Posso effettuare effettivamente la richiesta sempre attraverso l'API dei device. Quindi, tornando su API util, faccio la richiesta fetch device. In modo simile rispetto a prima andiamo a mettere degli headers. Qua andiamo a definire l'organization key che ho ottenuto come risposta della richiesta di sign in e anche il token. Difatti, appunto, sign in response è una classe che abbiamo creato noi che ha un token di tipo string e organization keys, che è un insieme di elementi. Quindi facciamo appunto la richiesta dei device. Ritornando sul nostro main,
quando ottengo una risposta, innanzitutto vedete che qua chiamo un metodo set state. Cosa significa set state? Vuol dire aggiorna lo stato. Quindi io innanzitutto mi salvo la simile risposta che poi in futuro so che mi potrà servire di nuovo. Poi faccio un ciclo sui device che ho ottenuto. In questo momento, come ho detto prima, considero solamente i device che hanno un ID che abbiamo noi selezionato. Quindi se non esiste l'ID, per il momento decidiamo di scartarlo perché sono device che non vogliamo appunto andare a visualizzare. Aggiungo alla lista dei device il device che è presente appunto nel nostro A2.device e posso effettuare la richiesta dei dati per quel singolo device. Quindi anche qua andiamo a completare le nostre API, chiamo il metodo fetchData che mi ritorna un future di un iterable, quindi simile ad altri linguaggi di programmazione, qualcosa che può essere appunto iterato. Come prima utilizziamo gli headers, bisogna definire sempre l'organization key e l'authorization token. Qua viene utilizzato un datetime.now, cioè stiamo andando appunto a vedere i dati presenti nelle ultime due ore e facciamo la richiesta che è una get. Qua abbiamo delle, diciamo, dei metodi che ci servono per formattare la richiesta senza andare a appesantire troppo il codice della classe API util. Quindi ritornerà una lista di elementi. In questo caso, scusate, nel main non vogliamo visualizzare questi dati, ma li utilizziamo per assegnare lo stato del singolo device a true se sono presenti i dati nelle ultime due ore, altrimenti a false. Quindi poi potremo visualizzare graficamente appunto quali sensori sono attivi e quali sensori invece non stanno ricevendo dati dalle ultime due ore. Quindi questo era tutto nell'init state. Quindi quando avvio l'applicazione io vado a popolare questi elementi che sono i signali response, i device e il device status. Andiamo a vedere invece graficamente cosa mi restituisce questo widget. Quindi sensor reader state deve fare l'override del metodo build che ritorna un app bar, che appunto è una barra in alto dell'applicazione che presenterà la scritta Nextcode A2A CPI, e nel body ci mettiamo build device. Build device cos'è? È un widget che mi mostrerà ovviamente la lista di tutti i device. Quindi mettiamo un container principale che mi contiene appunto una label sensori e poi vado a costruirmi effettivamente la lista. Quindi build list style cosa ritorna? Qualora il numero di device è 0, ritorna una progress indicator che mi dice che sto attendendo appunto i device dall'API. Altrimenti ritorna una list view, che è un widget che mi costruisce una lista, che ha numero di elementi device.length e utilizza item builder per creare le singole righe di questa lista. Quindi in build row andiamo a creare list style, che sono appunto le righe della lista, che hanno una icona in testa, hanno un titolo, quindi presentano un testo che è appunto il nome del device, e hanno un'icona finale dove andiamo a mettere appunto se lo status device è true una icona verde, altrimenti un'icona rossa. Poi vedete che tutto questo ha un metodo che si chiama onTap, quindi cosa mi permette di fare? Su questo list style posso far sì che quando l'utente effettua un tap avviene qualcosa. Anche qua cosa facciamo? Bisogna sempre chiamare set state perché stiamo andando a interagire con lo stato e faremo il push di una nuova schermata che sarà appunto la schermata dove andiamo a visualizzare i dati. Quindi qua navigator push bisogna passare un elemento di tipo material page route per fare appunto il routing della pagina
e andiamo a dirgli qual è la classe che vogliamo, cioè la schermata che vogliamo visualizzare. Avete visto quindi come il codice può essere abbastanza organizzato e permette quindi di creare una serie di elementi, di widget componibili che permettono di andare a avere un effetto grafico che adesso andiamo a visualizzare. Quindi vi mostro, io attivo già, anzi, devo attivare l'emulatore di Android, avremo un bel Pixel 3. Ok, qua facendo Flutter Run mi esegue l'applicazione sull'emulatore. La prima volta ci mette sempre qualche secondo in più. Speriamo non troppi, ma dovremmo esserci. Nel frattempo, se ci sono domande, scrivetele pure che prima di passare alla seconda schermata, magari facciamo un giro di chiarimenti se serve. Ok, l'applicazione è stata lanciata. Ed effettivamente lui fa la richiesta all'API, avete visto la rotellina che gira, e mi presenta la lista dei sensori. I sensori che appuntano degli elementi nelle ultime 2 ore hanno l'icona blu, l'icona verde, quelli che invece non hanno elementi nelle ultime 2 ore hanno l'icona rossa. Già che ci siamo, voglio farvi vedere appunto la funzionalità di Hot Reload, se per esempio decidiamo che questo blu non ci piace, andiamo su l'app bar, questo appunto è l'elemento app bar, modifichiamo con un bel deep orange che non so che colore sia, basta che clicca scrivere R nel terminale e vedete che l'applicazione si è già riavviata. In questo modo noi possiamo andare in modo abbastanza veloce, andare a fare modifiche sull'interfaccia grafica, per esempio proviamo a cambiare anche il padding, avete visto che un po' si è ingrandito, si sono allargati, facciamo ancora di più. Il padding qua è aumentato, rimettiamolo come era prima, quindi utilizzando lo strumento dell'hot reload vediamo che perlomeno la parte di interfaccia grafica è facilmente, diciamo, modificabile. Marco, ci sono un paio di domande che Vai. arrivano dal pubblico. Ti fai una pausa un attimo. Ok. Allora, Francesco chiede se l'integrazione di Dart con Visual Studio prevede anche l'autocomplete. Cioè, Sì, quindi Visual Studio quanto è Code. integrato Dart con Visual Studio Code? Cosa? Quanto è integrato Dart con Visual C'è Studio Code? appunto un plugin che è la solita figata di Visual Studio Code, che permette appunto di utilizzare Dart con l'autocomplete tutte, diciamo, le funzionalità. Quindi bisogna installare ovviamente su flutter.dev, questo è tutto ben descritto. Bisogna installarsi sia il plugin di Flutter che il plugin di, adesso qua devo andare su install. Ci sarà un getting started, prima l'avevo messo, mi sembra. A sinistra. C'è No, c'è un get started. get started, install. Ok, qua spiega tutto, setup and editor, Android Studio oppure Visual Studio Code, quello che preferite. Io utilizzo Visual Studio Code, c'è il plugin sia per Dart che appunto per Flutter. E c'è anche una cosa abbastanza figa che si chiama Flutter Doctor, che magari dopo vediamo, che ti dice cosa ti manca, perché ovviamente per poi ti serve anche l'SDK di Android Studio, quindi aver installato Android Studio e tutta una serie di cose che attraverso Flutter Doctor sono abbastanza facili da installare. Ok, prima hai citato gli stream e le future. E Andrea chiede se si parlerà oggi anche di queste cose un po' più approfonditamente o se per adesso ce le prendiamo così e ce le portiamo a casa.
Diceva che era solo. non avevo pensato particolari focus. Comunque, allora, andando a vedere un po' più nel dettaglio, quando un metodo è async, deve restituire un future. Quindi un future che cos'è? È qualcosa che attualmente ancora non abbiamo, perché appunto, come in questo caso, quando c'è una richiesta HTTP, dovremo ancora ottenere nel momento in cui l'applicazione, cioè diciamo, le API mi rispondono. Quindi quello che io restituisco dovrà essere appunto un future dell'elemento che voglio. Cioè io per esempio qua ho usato un iterable perché so che è una lista di elementi del quale per il momento non voglio approfondirmi, però io posso per esempio, qua prima non l'ho fatto vedere, ritornare una signal response, quindi una classe definita da me, qua con diciamo con un costruttore particolare che si definisce in questo modo, quindi factory signal response from JSON. Quindi io dico, restituisci un oggetto di tipo signal response. Da cosa? Da un pacchetto JSON, che è una map di string e dynamic. Quindi io so che il primo elemento è una stringa, ma non so cosa posso avere di là. Quindi poi qua, diciamo, in casi più complicati bisogna andare un po' a spacchettare sui dati. Quindi, ritornando alla domanda, io non restituisco un signal response, restituisco un future di signal response. Questo cosa mi permette di fare? Di andare avanti con l'esecuzione dell'applicazione. Ed effettivamente il codice non si ferma lì. Quando io faccio la login.then, nel momento in cui ottengo la risposta, avrò una callback che mi permette di andare avanti da qua. Non so se sono stato chiaro, ovviamente diciamo non approfondirò più di così, però ecco, è un po' l'utilizzo comune, diciamo, di questi strumenti. Ok. Spero di non aver detto castronerie, se c'è qualcuno più esperto di me in Flutter che mi corregge ben volentieri, anche perché è uno strumento che utilizzo anch'io da qualche mese, quindi potrei commettere errori. Che Ok, dici, Ema? c'è un altro commento solo che lo leggo così, giusto come spunto di discussione, di Giorgio sull'editor che stai usando e lo contrappone. Pone un po' di Android Studio, che di fatto forse è l'editor ufficiale per Flutter, Sì. perché è sviluppato sempre da Google. Quindi penso che la differenza dei due sia: uno è sicuramente molto più completo e molto più pesante, parlo di Android Studio, l'altro invece è un editor molto più leggero e più performante, che è Visual Studio Code. Penso che la questione sia più una questione di gusti, la scelta di uno e dell'altro, più che di funzionalità vere e proprie. Sì, Ecco. sinceramente non ho mai utilizzato Android Studio per Flutter, l'ho utilizzato per Android ancora. In passato perlomeno era parecchio pesante per quello che mi ricordo. Con Visual Studio Code diciamo che mi trovo abbastanza bene, soprattutto sulla velocità di esecuzione. Poi non so contrapporlo, comunque grazie per avermi diciamo, fatto questo appunto, magari lo proverò per verificare se ci sono differenze anche diciamo, in fase di sviluppo. Sicuramente Android Studio, essendo diciamo, uno strumento ufficiale, è fatto apposta per, quindi sicuramente avrò modo di testarlo. Ok, se non ci sono altre domande, procederei. Va bene. Fai pure, sì. Ok, quindi Grazie. in questa schermata abbiamo visto l'elenco dei device. Andiamo adesso a vedere cosa farà la seconda schermata, così poi avremo modo di capire meglio il codice che andiamo a spiegare. Quindi cliccando su uno di questi device, questo mi ricorda chi ha usato una versione gratuita di questa bella libreria grafica che si chiama SyncFusion. Ovviamente per fini di demo non ci è interessato andare a pagare la licenza, però loro ti permettono di usarla. L'unica cosa è che quando tu usi l'applicazione hai questa bellissima remind. Schiacciando OK, scompare. Cosa vediamo in questa schermata? Il nome del device. Due strumenti che permettono, diciamo, di chiamare un date picker e cambiare il tempo di inizio e di fine. Quindi avete visto come cambiando il tempo di inizio e di fine, noi aggiorniamo in tempo reale i dati. Questo qua ovviamente è la partenza e l'arrivo della nostra, diciamo, richiesta che facciamo l'API.
qua spacchettiamo, diciamo, i valori scaricati dall'API e andiamo a prendere il, a popolare, diciamo, una adesso mi viene il nome, ovviamente, una drop down menu item, un drop down button, con i, diciamo, gli elementi di grandezze presenti nel pacchetto JSON. Quindi cosa facciamo noi? Cambiando la grandezza abbiamo la visualizzazione che si aggiorna e ci fa vedere i dati di quella specifica grandezza. Allora, quali sono le possibili strade che avevamo? Una era quella di avere una classe specifica per ogni singolo device, perché appunto tutti questi device che vediamo hanno un pacchetto JSON differente. Qua vediamo già anche, diciamo, la forma tabellare. E quindi qual era la soluzione? Era quella di andare a crearsi una classe specifica per ogni tipologia di device. Questo però presupponeva, diciamo, un lavoro un po' più pesante ed è una soluzione che magari è molto utile nei casi in cui si hanno dei device tutti dello stesso tipo. Per esempio, se io attraverso l'API di Adobe Smart City mi creo una mia specifica, un mio specifico, diciamo, account con a quale associo solamente dei device di un certo tipo, io posso procedere andando a utilizzare una classe ben definita. In questo caso, invece, io cosa ho fatto? Ho cercato di lasciarlo, diciamo, in modo più astratto possibile e quindi sapere che questi elementi fossero o numerici o di tipo string. E dopo in seguito andremo a vedere quali sono i vantaggi di questa scelta. Andiamo avanti nel codice di Data Visualizer. Quindi quando noi clicchiamo, appunto, andiamo a creare questa schermata. Anche questo è uno stateless widget, come prima, che mi ritorna uno scaffold, una app bar, che sono elementi, tutti elementi grafici, poco differenti tra loro, cioè hanno dei dettagli differenti tra loro, non è questa, diciamo, la scena per approfondire, c'è una documentazione infinita, e sinceramente anch'io non so bene che differenza ci sia tra uno scaffold e un container. Questo mi ritorna un data reader, che è uno stateful widget. Quindi, gli elementi di questo stateful widget sono il device che gli abbiamo passato dalla classe precedente, la schermata precedente e la scena in response in modo tale che possiamo riutilizzarla. Ovviamente, se nello stateful widget mi deve andare a fare l'override del create state, dove gli passiamo appunto la scena in response e il device che andremo a utilizzare. Lo stato si chiama data reader state, che avrà appunto un iterable sui dati, dei dati, una lista delle grandezze di tipo stringa, la scene in response e il device che gli abbiamo passato dalla schermata precedente, due date time che sono il from e il to, e una stringa che identifica la misura selezionata. Anche in questo caso andiamo a fare l'init state, quindi assegniamo il from a 2 ore fa e il to alla date time attuale e dopo andiamo a chiamare l'update data, che è un metodo che siccome nel corso dell'applicazione che chiamiamo più volte abbiamo estratto. Quindi update data cosa fa? Effettua la richiesta del fetch data dall'API che abbiamo visto in precedenza, quella che abbiamo visto in precedenza, passandogli ovviamente la scene in response, il device, il from e il to, i due datetime, e mi fa, diciamo, mi restituisce i dati che sono di tipo iterable, come abbiamo visto prima. Cosa facciamo? Se abbiamo più di un dato, selezioniamo il primo elemento del payload in modo tale da poter andare a estrarre tutte le grandezze che sono presenti nel pacchetto JSON, che sono ovviamente le keys di questa map. In questo modo cosa possiamo fare? Andare a popolare questa, diciamo, questa lista. Se ovviamente c'è più di un elemento, quindi se il nostro pacchetto payload non è vuoto, andiamo a selezionare come misura la prima di queste grandezze. Quindi l'effetto che otteniamo qua
è il fatto di avere una lista e di aver selezionato CO. Ok, questo è lo strumento che permette di aggiornare lo stato con i data specifici e tutte le altre informazioni, quindi la misura selezionata. Andiamo a vedere adesso dal punto di vista grafico. Quindi, facendo l'override del metodo build, andiamo a creare una serie di elementi che verranno visualizzati graficamente. Quindi c'è un container iniziale che mi stampa la label sensore, vediamolo così, sensore con il nome del device, poi c'è un widget che è il from date picker, che è questo, un altro widget che è un to date picker, che è questo, il drop down che viene creato attraverso select measure widget, e ovviamente un container che avrà, che permetterà di fare la visualizzazione dei grafici, dei dati. Quindi andiamo a vedere adesso singolarmente i singoli widget come vanno fatti. Quindi from date picker è un container che ha un gesture detector. Cos'è il gesture detector? È quell'elemento che vi permette, diciamo, di andare a riconoscere le gesture fatte dall'utente. Quindi sul tab io cosa faccio? Utilizzo la classe date picker per mostrare un date time picker, quindi l'effetto che ottengo è questo. Cliccando mostro un date time picker, impostandogli una serie, diciamo, di min time, max time e altre informazioni che lui vuole, molto, diciamo, configurabili, e richiamando il metodo onChange cosa ottengo? Nel momento in cui io cambio la data e faccio conferma, aggiorno attraverso setState l'elemento, la variabile from, quindi con la data che è stata selezionata. E cosa faccio dopo? Chiamo subito update data. Questo cosa mi fa? Mi va, come abbiamo detto prima, a fare il download dei dati, ovviamente sul date time aggiornato. Poi, ovviamente questo gesture detector deve avere un child, che è l'elemento grafico, quindi io il gesture detector lo pongo su questo label, che è un text, abbastanza, diciamo, semplice, non è niente di complesso, si poteva fare sicuramente molto meglio, che mi mostra appunto questo elemento grafico. Il risultato ottenuto, quello che abbiamo detto, cliccando posso modificarlo e aggiorno anche questa scritta. Il to date picker widget è molto similare, abbiamo creato due cose diverse perché poniamo delle regole differenti sui due elementi, quindi c'è una sorta di controllo sulla data che viene inserita, quindi se io metto la data precedente a quella sopra, mi si aggiorna anche l'altra, in modo tale da non avere, diciamo, due date incoerenti. Ma il risultato grafico ovviamente è lo stesso rispetto a quello di prima. Quindi abbiamo visto i due primi widget che fanno parte del nostro metodo build. Andiamo a vedere Select Measure Widget, che cosa fa. Mi ritorna appunto un drop down button su elementi di tipo string. Questo hint è quello che viene visualizzato nel momento in cui non c'è nessun dato, quindi qua lo si vede per pochissimo tempo perché poi dopo utilizziamo il selector measure nel momento in cui otteniamo il risultato dalle API. E dopo qua devo creargli ovviamente una lista di items. Come faccio? Gli item sono ovviamente devono essere dei drop down menu item, quindi ciclo sulla lista sulla map ottenuta prima, ogni elemento di questa map delle grandezze è un elemento di questa drop down. Quindi io mi creo un drop down menu item con il valore su cui stiamo iterando e che ha come elemento grafico un text, una label banale con scritto value, con il video appunto che stiamo iterando. Bisogna fare un toList, qua si preimposta un valore predefinito che è Select Measure, e cosa facciamo? Nel momento in cui c'è una modifica del valore selezionato, noi banalmente, richiamando SetState, aggiorniamo il Select Measure. Questo in modo molto semplice mi permette, diciamo,
evitando di riscaricare i dati, di aggiornare lo stato e avere appunto una modifica dal punto di vista grafico dell'applicazione. Ok. Quindi, visto i primi tre componenti che sono più, diciamo, di gestione dell'interazione con l'utente, andiamo a vedere appunto il componente, il widget dell'oggetto widget. Qui andiamo a vedere l'approccio che abbiamo scelto di utilizzare. Io ho creato una classe di tipo abstract misura che contiene sicuramente un date time, che è il nostro timestamp. Dopo ho specificato che la misura potrebbe essere di due tipi, una misura che deve essere graficata, quindi qua faccio l'extend della classe abstract misura, e gli aggiungo ovviamente un valore tipo double. Qua richiamo ovviamente il costruttore, super. Mentre per misura stringa, in modo duale, avremo un valore di tipo string. In questo modo, in base a qualsiasi sia l'elemento selezionato dal pacchetto JSON, quindi dal payload, io ho, diciamo, una lista di misure. Cosa fa extract list misura? Andiamo a vedere qua sotto. Banalmente prende il primo dei dati, ovviamente se c'è almeno un dato, va ad analizzare il payload e gli chiede qual è la misura selezionata. Quindi se io ho selezionato CO, andrò a vedere il dato, andrò a avere qua il primo dato del pacchetto JSON per l'elemento CO. Cosa faccio qua? Però fare un parse. Se è di tipo numerico, istanzio un oggetto di tipo misura graph, facendo ovviamente il parse sia del date time, perché ovviamente qua è il formato testuale, che del double, cioè del valore. Quindi in questo modo otterrò, ovviamente iterando su tutti gli elementi di presenti in data, una lista di tipo misura graph. Quindi converto tutti gli elementi selezionati in oggetti di tipo misura graph. In modo duale, per il momento sto scegliendo, diciamo, di analizzare solamente cosa è numero, cosa è stringa, si può andare avanti ovviamente a analizzare tipologie diverse di dati. In modo duale, quindi, creo una misura string qualora non avessi un dato di tipo numerico. Ok, effettuato extract list misura, che cosa faccio? Vado a vedere sempre se ho almeno un dato e analizzo il primo elemento. Se è un misura graph, gli dico disegna un grafico, se invece è un misura string, gli dico disegnami una table. Ovviamente, se non ho, cioè, se non ho elementi, gli dico non sono presenti dati in questo periodo. Quindi presenterò un container che contiene appunto una label che mi scrive non sono presenti dati in questo periodo. Andiamo a approfondire adesso cosa fa GrowGraph. Quindi, utilizzando quelle librerie che abbiamo detto prima, scrivo SF Cartesian Chart che mi crea il grafico, gli specifico come voglio che siano le mie label sull'asse delle X. Qua lui utilizza un elemento tipo line series che ottiene un misura graph e un date time. Gli passo quindi i dati tipo misura graph, lo assegno sull'asse delle x il timestamp e sull'asse delle y il valore. Poi gli specifico che la label voglio che sia visibile sul dato. Quindi questo cosa mi permette di avere? Un grafico di questo tipo. Per esempio, se io gli cambiassi qua a false, poi si può giocare all'infinito, faccio hot reload e vedo che scompaiono. Qua voglio togliere la rotazione sull'asse della X per la label. Ok, ho interrotto qualcosa. Ah sì, per definire il time axis, tolgo semplicemente questo.
e vediamo che appunto le label sono tornate orizzontali. Quindi si può, ci sono infinite anche qua personalizzazioni del grafico, in questo momento ci va bene così. Quindi in modo duale, se non è un grafico, mi sta appena una tabella. Qua utilizziamo il list view come abbiamo utilizzato anche nella schermata precedente, quindi non è propriamente una tabella, ma è una lista. Qua gli specifichiamo qual è il numero di elementi. Utilizziamo item builder per creare le righe di questa lista. E ovviamente ogni riga della lista è un list tile che ha come titolo appunto una label con scritto il date time e il valore. E poi specifichiamo lo stile e anche l'allineamento. Quindi quali sono i risultati di tutto questo? Noi possiamo ovviamente aggiornare su ogni tipo di dato, cambiando il tipo di sensore, di tipo DOR. Se sono dati non numerici, stampiamo in questo momento una lista. Quindi anche dello stesso diciamo device possiamo avere o un grafico o una lista. E questo è un po' quello che otteniamo. Prima vi accennavo di un approccio diverso che si poteva utilizzare, che abbiamo anche, diciamo, attualmente non è presente, però abbiamo esplorato. Qua avevo creato una classe tipo misura aria, che ha un payload aria, quindi un payload specifico per uno specifico tipo di device. Quindi qua ho tutti i dati, però questo cosa mi comporta? Che io devo sapere bene per ogni device quali sono i dati che scarico. Dopo ovviamente posso, in modo molto semplice, andare a farmi il parsing del JSON, qualora conosco appunto di che tipo è il device, e andare a fare appunto, ottenere un oggetto che sia di un elemento, di una classe specifica, e utilizzarlo ovviamente in modo ovviamente più opportuno qualora io volessi fare, diciamo, delle analisi specifiche su una tipologia, su una specifica attributo di questa classe. Ok, questo è un po' tutto il giro che ci permette di fare la nostra demo. Allora, dal punto di vista del codice, io avrei finito. Quindi, se ci sono delle domande, in questo momento posso rispondere, sempre che non siano troppo difficili, o anche curiosità, Allora, ecco. c'è Stefano che ti fa i complimenti e sostiene che tu possa essere assunto a Google per lavorare su Flutter. Grazie Quindi Stefano, ma non hai i tuoi penso che sia così, crediti. però comunque grazie per non Ci ti sono conosco, ma ti altri. offrirò un aperitivo. Altre domande, curiosità? Anche critiche, cioè so Aspetta, che sì, aspetta. Sto l'approccio leggendo. ovviamente non è proprio. Allora, c'è un'altra domanda che sto tornando un po' indietro nella timeline, che chiede se ci puoi dire, se le conosci, quali sono le differenze rispetto a React Native e perché scegliere uno piuttosto che l'altro, visto che comunque sono molto simili, che entrambi fanno lo stesso lavoro. Allora, chiedo l'aiuto del pubblico, no scherzo. Non mi hanno detto che debba conoscere React Allora, Native, ovviamente. React Native lo conosco perché ho fatto un tutorial, ma non mi sono mai messo a scrivere una riga di codice. L'avevo visto in passato un paio di anni fa e in effetti quando poi mi sono imbattuto in Flutter ho visto parecchie similarità, specialmente dal punto di vista che c'è una commistione tra quella che è grafica e quella che è logica, a differenza, diciamo, dell'approccio classico che utilizza Android, su quale diciamo era un po' più ferrato. Rispetto a React non so dirti bene la differenza, quindi se c'è qualcuno che magari conosce React che vuole intervenire, però in compenso posso dirti le differenze rispetto a Ionic, che si basa su Cordova. Ionic utilizza AngularJS per la parte TypeScript, quindi per la parte diciamo di visualizzazione grafica. Però c'è un grossissimo peso che è appunto il bridge con Cordova.
A parte le bestemmie tra le versioni di Cordova, le versioni di Angular, le versioni di Ionic che mi hanno fatto perdere in passato un sacco di tempo per qualsiasi plugin io volessi installare. Però ovviamente poi si hanno tutti i vantaggi, diciamo, dello sviluppo di un'applicazione web che hai con Angular, quindi anche lì il codice può essere ben modularizzato. Però io ho visto grosse difficoltà dal punto di vista appunto dell'utilizzo di plugin specifici su Ionic Cordova, specialmente per quelle funzionalità che andavano a utilizzare sensori come GPS, come accelerometri, oppure la camera per fare fotografie o scansioni di barcode, eccetera. Se qualcuno, diciamo, conosce React vuole intervenire, ben venga. Nel frattempo passo un'altra domanda che arriva sia da Stefano che anche Andrea, chiedono se possono vedere il file pugspec.yaml per capire quali sono le dipendenze che Esatto, hai bravi. aggiunto. Mi sono dimenticato un più a questi due ragazzi. Allora, ovviamente non ho parlato del pubspec.yaml, che è il punto in cui vanno definite una serie di cose. Innanzitutto, le dipendenze vanno inserite qua. Io ho utilizzato HTTP, che è quella che permette poi di collegarsi ad internet, Syncfusion, Flutter, Tarts, che è la libreria che mi permette di visualizzare i grafici. Come vi ho già detto, richiede una licenza se si vuole fare un'applicazione che va in produzione. Il Flutter Date Time Picker, che è un date time picker abbastanza simpatico, quello che abbiamo visto prima. Poi qua si può definire l'SDK, la versione dell'applicazione, il nome dell'applicazione, una serie, diciamo, di altre cose. Questo qua è praticamente è il file dove io un po' l'equivalente di Gradle in Android, se non erro, dove io vado a specificare sia le dipendenze che la versione che tutto quello che mi configura l'applicazione. Benissimo. Dario chiede se hai approfondito la questione dello storage dei dati locali utilizzando dei database tipo SQLite o altre cose. Come Ciao facciamo? Dario, sì, ho approfondito, mi ero fatto un bel tutorial su SQLite, mi sembra che venisse utilizzato, sì, e c'è una perfetta integrazione, molto molto rapida e anche molto semplice da utilizzare. Attualmente non ho esempi di codice pronti su questo PC, quindi non avrei niente da mostrarvi, però sì, c'è una perfetta integrazione con SQLite. Ok, perfetto. L'ultima domanda attualmente presente di Gianluigi che chiede se su iOS come fai a installare l'applicazione? Allora, Ora contiene il pacchetto. si può installare ovviamente anche per iOS. Io non sono un utente Mac, però qua c'è tutto, le istruzioni, si può scaricare l'SDK, è spiegato bene cosa deve essere fatto, c'è Flutter Doctor che adesso magari lo vediamo, è simpatico. E comunque su iOS non so dirti, si può utilizzare Xcode, vedo, non l'ho mai fatto, non ho mai toccato un Mac, scusatemi, però ecco, è totalmente supportato anche per iOS. O non intendevi questo, scusami, ho capito male la domanda. No, Sì, no, giusto, giusto. Era quella la domanda, sì. Sì. ero curioso di sapere anch'io come faccio per creare un'applicazione iOS, probabilmente devo avere un Mac. Beh, sì, sicuramente avere un Mac per compilare Mi e ero dovrei pagare documentato qualche per licenza. Ionic, esatto, Pagare qualche mi ero licenza là. documentato per Ionic, non so se esistesse qualche sorta di escamotage, non mi ricordo bene, però diciamo la versione ufficiale è quella che effettivamente dovevi comprare un Mac. Un'altra cosa che possiamo far vedere è Flutter Doctor. Chiamo il Momento, ci dottore, sono altre domande. che ti dice se ovviamente tutti i prerequisiti che ti permettono di utilizzare Flutter sono presenti su PC. Quindi vuole l'Android Toolchain Develop for Android Devices, Android Studio versione 3.4 installata, Visual Studio Code e anche un device connesso. Poi, cosa in più che posso dirvi? In effetti ho provato a creare una pick up, quindi
non solamente sull'emulatore, le APK sono un po' più pesanti rispetto a una APK normale di tipo Android, cioè scritta in Android, un'applicazione scritta in Android. Non so dirvi bene per quale motivo, non ho approfondito, probabilmente perché si tira dietro un sacco di cose, però per un'applicazione abbastanza semplice che ho fatto è venuta fuori un'applicazione di 37 megabyte che effettivamente mi aveva un po' spiazzato. Però ecco, se non è un problema, diciamo, il peso dell'applicazione, comunque si può utilizzare questo strumento. Ok. E una sorta più un po' l'interesse inerente al protocollo LoRaWAN, e c'è Gabriele, che non so se è ancora online in questo momento, che si era anche reso disponibile a fare un talk molto interessante, secondo me, su tutto LoRaWAN e anche sulle piattaforme che Adwoa Smart City mette a disposizione di noi bresciani. Ottimo. Quindi lo programmeremo. Gabriele, tieni pronto che maggio, penso che potrebbe essere un buon mese per farle, per parlarci di Lora e della piattaforma. Gabriele Montano, ok, certo. Ciao Gabriele Gabriele, ci siamo scritti per email, non ci siamo ancora visti dal vivo. Spero che avremo modo prima o poi. Vai, vai, sblocca pure il microfono. Montano. Ciao a tutti. Ciao. Bello speech, bravo, grazie. Grazie mille a voi, anzi, Gabriele di A2A, per chi non lo sapesse, A2A Smart City. Sì, in particolare mi occupo di CTI, che peraltro Emanuele conosce abbastanza bene per tanti motivi. Abbastanza. Comunque, sì, molto volentieri possiamo organizzare un focus sulla tecnologia. Molto volentieri. Dare a scrivere se esiste la possibilità di scrivere un'integrazione con codice nativo. Sai che non ho mai provato? Poi visto Giorgio che ha risposto, ci avevo provato per ottenere informazioni sull'hardware del telefono. Funzionare, funziona. Ok, buono sapersi. Grazie Giorgio e Dario. Sì, Emanuele, se vuoi spiegarci perché conosci bene la dashboard di CTI, ci fa piacere. Perché, come codice Blask, abbiamo sviluppato l'application server, quindi la parte Ok. application server, quindi tutte le API che hai usato tu e l'interfaccia web della piattaforma che abbiamo visto prima, l'abbiamo sviluppata noi di codice Blask. Perfetto. Grande Ema, grazie con il plastico. Giorgio risponde, ovviamente però così per la caratteristica di Flutter di funzionare sia su Android che iOS, a meno che ovviamente scrivi codice nativo per entrambi. Esatto, è un po' come accadeva in Ionic, dove dovevi andare a scriverti codice sia per iOS che per Android, qualora volessi fare qualcosa di fortemente, diciamo, correlato all'hardware che Flutter o che Ionic al momento non mettesse a disposizione. Ok, se non ci sono altre domande o curiosità, Non ci vedo altre sentiamo. domande arrivare, quindi Sono facciamo stati tutti anche quanti abbastanza ancora precisi Marco nei per la tempi. presentazione, molto interessante e ben fatta. E Grazie. ci diamo appuntamento al prossimo giro. Esatto, vediamo. In Ti faccio cui vedere di nuovo la locandina. La abbiamo locandina. Matteo, giusto? Matteo Ci Compagnoni. sarà Matteo Compagnoni, Industrial IoT Update. Aspetta, c'è un'ultima domanda da Stefano. Vai, Stefano. La sta scrivendo, penso. La sta... È quello che mi ha fatto i complimenti prima? Non mi ricordo se è lo stesso Stefano che ti ha fatto i complimenti. Andare a vedere. Devo ricordarmi di offrire un Allora. aperitivo. Adesso vediamo che domanda fa prima di se offrire l'aperitivo. Ma fa domanda cattivissima. Adesso arriva l'ammazzata, lo so io. Bene, nel frattempo vai pure avanti tu, Marco, intanto. Sì, appunto, volevo dire che il 13 maggio ci sarà il prossimo appuntamento, parleremo un po' di IoT con un focus particolare sull'industrial IoT, con Matteo Compagnoni che è molto molto competente in materia. E sarà il 13 maggio alle ore 17:30. Poi riceverete il materiale per la challenge, penso già domani, riceverete il link su Eventbrite per l'iscrizione.
fateci pubblicità. Se non avete fatto la storia su Instagram, fatela adesso. E ci fa solamente che piacere. Diciamo che l'idea di questa iniziativa è di creare una community che in modo molto informale tratta di temi invece anche complessi. Vogliamo far avvicinare anche al sviluppo software chi magari ne conosce poco, oltre ovviamente a chi ci lavora quotidianamente, magari da molti più anni di me. Quindi ci fa solamente che piacere, ci fa piacere anche, diciamo, indicazioni su cosa vorreste sentire parlare. Vi arriverà probabilmente anche un questionario. Quindi sentitevi liberi di farci qualsiasi commento, anche, diciamo, critica se serve, perché vogliamo crescere, vogliamo coinvolgere tutti, vogliamo essere il più costruttivi possibile. Ok, nel frattempo, ma Stefano ci ha mandato la domanda. Attenzione. Chiede se hai visto qualche libreria o qualche framework, qualche metodologia di state management sulla parte di UI di Flutter. Quindi Ecco, React, ha Abandono, scritto infatti Redux, Giorgio, ecco la domanda Flask. cattiva. Come, quale state management preferisci tu? Non so se ho capito bene, o che non conosco cosa intendi con state management, Penso o... che si riferisca al fatto che su React Native, ad esempio, su React in generale esiste Redux come framework per... No, forse no, parla di provider, invece no, forse non ho capito neanche la domanda, allora. Stefano, apri il microfono, vai. Hai diritto di parola. Sì, buonasera, ciao a tutti e complimenti Marco, Grazie a mille, chi ha Stefano. contribuito. Ottima presentazione veramente a tutti quanti. No, Grazie. perché... Sì, a parte che per essere 3 mesi che utilizzi Flutter, mamma mia, viaggi già da paura, eh? Il codice Grazie. che ho visto ha rispettato l'alto tasso tecnologico. Comunque, per state Ok. management intendevo purtroppo, personalmente purtroppo, dibattito sulla dozzina di modi di gestire lo stato del cambiamento tra variabili, eccetera, il passaggio nei widget, del mantenere e passare attraverso l'albero, il tree dei widget, Sì. gli element tree realmente, tutto quello che è il dato da spostarsi per non passare tramite e attraverso tutti i costruttori dei vari stateful o via dicendo. Ok. Sinceramente non ho approfondito, anzi mi hai aperto un po' un mondo. Io pensavo che, diciamo, ci fosse un solo modo per fare questa cosa, che è poi quello che ho utilizzato. Sinceramente non ho approfondito. Se c'è qualcuno, magari, visto che Giorgio se ne intende un po' che lui di Flutter, magari ha a lui delle risposte. Mi dispiace Stefano, non saprei come rispondi perché è qualcosa che devo approfondire ancora. Grazie. Ci mancherebbe, anche perché aggiungo poi, concludo e lascio ad altri, Google stessa ha, diciamo, spalleggiato il package di Demi Russell, adesso non mi ricordo il nome bene, che è provider, è un package, quindi va Ok. installato. E rispetto ad altri tipi di gestione dello state management, come ad esempio l'inherited widget, piuttosto che il block provider, piuttosto che ce ne sono una dozzina, quindi c'è un po' per me che insomma non sono così bravo come voi, di confusione nel dire ma seguiamo quale via per gestire al meglio l'implementazione dello stato, quindi al posto di usare set state dappertutto ci si rifà appunto a questi gestori dello stato di tutta l'applicazione. Ho capito. Sì, in effetti mi hai aperto un mondo e devo andare a approfondire. Comunque, visto che già tu ti sei un po' documentato, quindi hai un'idea di quale sia probabilmente il migliore, quello che hai citato tu? Ma nel mio caso non fa testo assolutamente perché non ho l'opportunità di poter dire una parola in più a chi ha già sviluppato package dignitosi. Mi sorprende il fatto che Google abbia appoggiato uno piuttosto che un altro. Comunque mi va benissimo perché io abbraccio pienamente. Sono approcci diversi, evidentemente, ma abbraccio come si muove, come gestisce lo stato, provider in effetti a me Ok. è piaciuto, però non vorrei né confondere né
invitare nessuno a dibattiti, solo che ce ne sono veramente tanti ed è un po' Magari per qualche grave. quiz di Flutter verrà creata diciamo, uno strumento nuovo per gestirlo, come è stato fatto magari con altri framework. Sì, è giovane, quindi diamogli il Esatto. tempo di assestarsi un attimino. Bene, grazie, Grazie. vi lascio, saluto tutti quanti e complimenti ancora. A Grazie mille Stefano. A presto. voi. Vedo che Giorgio ha dato delle risposte in più e dice che Flutter è graficamente abbastanza pesante, soprattutto nell'aggiornamento degli state, motivo per cui si tende ad usare molto più gli stateless e variabili final, almeno in tutte le occasioni in cui si può fare. La sua teoria è che Flutter tende ad aggiornare graficamente le cose più di quanto dovrebbe. Quindi bisogna cercare di imbrigliarlo un po' in questo. Ho capito, è un bel suggerimento. Quindi ringrazio Giorgio. Mi fa piacere sapere che c'è qualcuno in più rispetto, diciamo, a quelli che conoscevo, che conoscono il framework, quindi mi fa capire che è uno strumento che effettivamente ha un po', diciamo, di follower, un po' di utilizzo. Ok. Bene, direi che Se sono non le c'è 7. altro, sono le 7, siamo stati in tempo. E saluterei tutti quanti, vi ringrazierei per la pazienza. Spero di essere stato interessante e aver portato qualcosa che magari non conoscevate. Mi fa piacere anche per i complimenti che ho ricevuto. Ringrazio tutti e spero di rivedervi tutti quanti appunto il 13 maggio. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, buona serata a tutti.